La favola del colibrì. Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Tutti gli animali, di fronte all'avanzare delle fiamme, scapparono impauriti, mentre il fuoco distruggeva ogni cosa. Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti e molti altri animali cercarono rifugio nelle acque del grande fiume, ma ormai le fiamme stavano arrivando anche lì. Mentre tutti discutevano animatamente sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque del fiume. Dopo aver preso nel becco una goccia d'acqua, la lasciò cadere sopra la foresta invasa dalle fiamme. Il fuoco non se ne accorse neppure, perché la goccia d'acqua era troppo piccola. Il colibrì però non si perse d'animo e continuò a tuffarsi per raccogliere ogni volta una piccola goccia d'acqua che lasciava cadere sulle fiamme. Gli altri animali iniziarono a osservare questo piccolo uccellino. Ad un certo punto il leone chiamò il colibrì e gli chiese: «Cosa stai facendo?» E l'uccellino rispose: «Cerco di spegnere l'incendio». Il leone si mise a ridere. «Tu, così piccolo, pretendi di fermare le fiamme?» Insieme a tutti gli altri animali iniziò a prenderlo in giro. Ma il colibrì, incurante delle risate e delle critiche, si gettò nuovamente nel fiume per raccogliere un'altra goccia d'acqua. A quella vista, un elefantino, che fino a quel momento era rimasto a guardare, immerse la sua proboscide nel fiume e spruzzò l'acqua su un cespuglio che stava ormai per essere divorato dal fuoco. Prendendo esempio dall'elefantino, anche tutti gli altri animali iniziarono a dare il loro aiuto e quando iniziò a farsi sera, riuscirono finalmente a spegnere l'incendio. Il leone chiamò il piccolo colibrì e gli disse: «Oggi abbiamo imparato la cosa più importante non è essere grandi e forti, ma pieni di coraggio e di generosità. Oggi tu ci hai insegnato che anche una goccia d'acqua può essere importante e che insieme si può spegnere un grande incendio».